Ciao ah, Annella, eccola pronta. Iniziamo i saluti. E ora abbiamo appena iniziato, ma aspettiamo un pochino. Oh ciao, questo è mio papà, che interagisce ancora con i social alla grande. E Maria è lì con lui, vero? <ride> aspettiamo un pochino perché desidero che ci mettiamo in collegamento per, uh, per fare insieme questo momento insieme all'oro del mattino appunto voi avrete già cenato oppure vi ho preso col sorcio in bocca come si dice a Roma e io devo ancora pranzare figlioli quindi fate presto ciao Maria Concetta e eh, come mi vedete eh, annella ciao Franco io sto abbastanza bene sono abbastanza un po' meno in carne che in Italia perché qui pasta non se ne vede e anche vino non se ne vede. Questo aiuta un pochino. E, e quindi, grazie a Dio. E poi, comunque, durante gli esercizi spirituali ci si alleggerisce un po' tutti quanti. E questo fa veramente tanto bene. Oltre che alla digestione e anche a tutto il resto. Anna Maria, ciao. Buonasera a te. Un'Italia ancora nella morsa del calore qui giungono notizie incredibili siamo tutti in una fase di ebollizione come dicono ciao Laura e grazie ciao Alex, già cenato grazie a Laura, eh? Laura che anche questa sera poi insieme all'aiuto di Lorenzo, di Luana eh, diffonde sui nostri social eh, l'oro del mattino anche in questa versione speciale questa volta come vedete non c'è la musichetta iniziale, forse c'è la musichetta finale perché ho qui la chitarra con me. In Messico di chitarre ce ne sono quante ne volete. Ciao Marco. E, e poi perché c'è la videocamera frontale, facciamo questa prova. E anche perché non mi è stato facile coordinare e fare una cappellina nella quale fare il momento come dire, di preghiera anche perché è un po' uno scambio anche oggi no volevo dirvi alcune cose condividere con voi e poi eh, oltre alla parola di dio ma anche perché qua solo in questa bibliotechina dei frati questa è la parte di consultazione diciamo eh, c'è la rete accessibile quindi il collegamento facile con tutti voi <ride> ah, c'è anche federica e anche samuel bravi ragazzi L'estate italiana ancora imperversa, in per, in mentre invece qui fa un freddo, cioè oggi c'è anche pioggia, quindi, e siamo a 1800 metri, quindi, però è l'altopiano diciamo di Città del Messico che degrada verso ovest. Ciao Nicoletta! E Bene, io direi che potremmo anche iniziare, eh? la prima parte questa qui con la parola di Dio sarà necessariamente un pochino più breve perché poi voglio condividere con voi ma non farla lunga perché la notte è lunga si dice in Italia quindi farete after sicuramente i giovani che si sono collegati eh, Marco è già pronto là per uscire per una birra, un pub o qualcosa allora, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen dunque, vi leggo la parola di Dio di oggi che abbiamo già ascoltato alcune volte nell'oro del mattino di questi anni, eh, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno di Dio è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. E eccetera eccetera c'è una bellissima parabola ehm, nella quale appunto questo servo che ha un debito enorme ehm, viene accolto dal padrone prima viene minacciato perché doveva pagare chiaramente e poi di seguito gli viene condonato totalmente il debito dopo averlo minacciato di, di venderlo eh, lui i suoi figli come schiavi per pagare un debito immenso quello servo esce fuori trova a sua volta un debitore nei suoi confronti eh, di una somma miserevole e questa somma rappresenta per lui qualcosa di assolutamente dovuto e allora eh, nonostante la richiesta di condono eh, o di dilazione nel tempo per il pagamento del, del debito questo qua eh, lo fa sbattere in prigione eh, gli altri amici lo vedono e dicono ma come ti è stato perdonato tanto anzi condonato un debito immenso e tu non sei stato capace di farlo con un servo più piccolo di te ed ecco che il primo padrone allora, lo richiama e gli dice: come tu? Non sei, sei stato come dire, target eh, recettore di questo perdono immenso e non sei stato capace di perdonare così come hanno visto i tuoi fratelli. Anche io giudico che anche tu allora debba pagare, eh, con, eh, con la schiavitù, eh, viene fatto schiavo in qualche modo. Perché ci è stato perdonato tantissimo, e questo è il come dire, sarebbe un po' l'anticipo. La cosa interessante del testo è che eh, ci mette in guardia dal ritenerci creditori verso di tutti, eh? quelle persone che si sentono eh, creditrici appunto, e che non hanno alcuna cosa da chiedere, debbono costantemente eh, ricevere dagli altri. Ehm. Forse sono persone che, da un punto di vista spirituale e anche un po' psicologico, hanno una sorta di braccio corto. Eh? che è una, una menzione che si fa di alcune città, di alcuni popoli, di alcune persone, soprattutto amici, eh, che diventano anche un po' difficili da frequentare talvolta. E questa generosità ne avremo bisogno un po' tutti quanti, e, però questa generosità qui è qualcosa di molto più grande, investe l'aspetto integrale della persona, quindi ha una valenza antropologica. E, è come dire, noi abbiamo un debito. Eh, anche chi si sente giusto alla perfezione eh, sente di non dover chiedere, domandare niente a nessuno se non piuttosto il pagamento di un debito. Eh, tutti abbiamo un debito, eh, un debito strutturale eh, con il quale nasciamo in qualche modo: il debito della vita, il debito di ciò che ci viene fatto costantemente da una mamma, da un papà, da un fratello, da una sorella, dagli amici, senza che ce lo meritiamo. Quindi ce lo fanno gratis, eh, ci danno tutto questo gratis e siamo qua a dircelo e a doverlo riconoscere e, e normalmente quando abbiamo consapevolezza di questo, di questo debito meraviglioso con persone che sono già passate all'altra vita, sono già in cielo, eh, il tempo che ci rimane per poter ripagare è molto più piccolo eh, di quello che abbiamo vissuto. Quindi in questo senso è un po' un debito strutturale, non ci sarà abbastanza tempo per ripagare. Eh, moriremo debitori, ecco, moriremo debitori come quei paesi purtroppo che sono, hanno un debito infinito verso altri paesi più ricchi e per i quali è richiesto un condono internazionale per sanare un'economia, per iniziare a sanare un'economia perlomeno, per non pesare sulle casse già deficitarie di queste nazioni povere. E in tutto questo cosa succede? Il grande Pietro, eh, Pietro emerge come una figura eh, paradigmatica, eh, un vero e proprio modello di umanità eh, che potremmo invocare non quando è già San Pietro, ma prima, prima, cioè per quale motivo diventa San Pietro? Eh, sembrerebbe, almeno in questo passo evangelico e poi nel prosieguo fino alla passione di Gesù, che non lo diventa per le sue virtù, perché è un personaggio di un'immensa simpatia anche perché è particolarmente vicino alle nostre ai nostri colpi di testa ai nostri mal di pancia alle nostre decisioni di pancia eh, spesso istintive eh, Pietro è santo, immediato e anche molto goffo in tante situazioni l'altezza della sua responsabilità nel gruppo dei dodici doveva essere già qualcosa di percepito da tutti e allora prende spesso la parola si rivela e dice vuole rispondere alle parole del maestro e ai messaggi del maestro per primo. Gesù dice eh, appunto quante volte dovrò perdonare al mio fratello se commette delle colpe contro di me? Sette volte, eh, fino a sette volte? E sette volte già era un numero con una simbolica piuttosto interessante, forse Pietro poteva, eh, poteva anche tacere e dire ma sette volte mi sembra già parecchio a ben pensare se ci penso bene nella mia vita a sette volte non ci sono arrivato ma non sono arrivato neanche a due forse qualche volta con un, un tocco di grazia e un po di sale in zucca sono arrivato a perdonare una volta e pietro dice no ragazzi qua che sette volte maestro la tua domanda mi appare retorica sicuramente sarà di più proviamo a dire 70 volte sette Insomma, in un modo infinito in realtà eh, il cristiano deve perdonare. Pietro ancora una volta no, goffamente risponde, ehm, devo eh, perdonare, come dire, non tanto quantitativamente di più, ma perdonare nell'animo, eh, perdonare nell'animo ricordando costantemente nell'atto del perdono di essere stato perdonato. Se ho questa costante consapevolezza, ecco, nel rapporto con, con i miei fratelli e le mie sorelle, io non avrò una misura, eh, non porrò mai un limite. Eh, avrò sempre l'esatta percezione che il perdono è richiesto un numero infinito di volte e così potrò essere come il Padre mio che è nei cieli. E così potrò corrispondere a quello che appare un comandamento, ma è solo il rivestimento, forse apparentemente rigido, della, della parola amore e misericordia. Tante volte quante sono gli incontri con i confratelli, con i fratelli, con le sorelle, con gli amici e spesso proprio con le persone che sono più vicine a me. E, Pietro viene ammirato per il suo coraggio, e viene ammirato per la sua incoscienza, ma eh, viene costantemente, eh, come dire, eh, ridimensionato nella sua parola. E, Gesù gli risponde appunto fino a 70 volte 7 e sarà un numero eh, che, non, che prescinde completamente dal calcolo e questo è quel poco ecco, che avevo desiderio così un po' goffamente anch'io di condividere con voi dal Messico eh, ma in realtà volevo anche eh, comunicarvi così qualche cosa in più qualche gioia mentre vi parlo attraverso la finestra vedo un gruppo di bambini, di giovani che vengono a visitare questa casa di spiritualità. Questa è una casa di esercizi spirituali della provincia del Messico, quindi pensate, una nazione eh, di ben eh, saranno 115 milioni di persone, quindi almeno il doppio della nostra Italia, però c'è una sola provincia carmelitana, con un numero piccolo, relativamente piccolo di frati, ma con un'età media molto più bassa e questa corrisponde un po' all'anagrafica del paese che è molto più giovane. E questo, eh, post, questo posto è meraviglioso. È stato costruito, pensato, ideato da un confratello che potrebbe essere veramente un. Eh, poteva essere stato, ora è morto, una, un artista e che adesso è diventato meta di pellegrinaggio per osservare ma anche per vivere un'atmosfera di silenzio che è decisamente. Custodita da ogni pietra eh, che con lo scalpello è stata lavorata e lasciata qui a memoria perenne, che eh, certe cose hanno una solidità eh, al di là dei tempi, dell'incertezza dei tempi. E questa solidità è evidentemente non è legata alla carne quanto allo spirito. E può essere intuita quando c'è vita dello spirito. E la cosa che volevo dirvi è questa: che arrivato qua, a parte. La bellezza della lingua, che sempre sapete, mi, mi piace, e che mh, è anche la gioventù presente, e quindi una certa, un certo vortice di idee, di, sen di sensazioni, di emozioni, e, mh, qualcosa di estremamente stimolante anche per la mia condivisione con i confratelli. Vedo che c'è una cosa molto bella, cioè d'estate, eh, non solo i frati, ma soprattutto tanti laici che incontrerò tra un paio di settimane. Circa un centinaio sono lì che attendono eh, perché hanno riservato, consacrato alcuni giorni per fare un tempo di silenzio, di riflessione, di formazione permanente. Quindi c'è l'università, c'è lo studio, eh, c'è la vita lavorativa con la quale ti porti un, un soldo a casa, eh, ci sta una vita di amicizia. Di condivisione con tanti, ma ogni anno c'è un tempo che è consacrato per questo. Quindi tu prendi alcuni giorni e sul calendario li cancelli e dici: Qui non prendo appuntamenti, non prendo impegni, non esco, vado in un posto, mi fermo, eh, c'è un'occasione di riunione e la faccio insieme agli altri. Vivo questa esperienza tanta roba ragazzi, cioè eh, non è, questo non è fare gli splendidi e fare le persone belle perché dedicano vita allo spirito, perché c'è anche un aspetto di paura, di timore, vado là e che faccio? Ci sta una chiesa, ci sono libri, c'è so, una persona che parla, poi a un certo punto mh, mi viene chiesto anche di disconnettermi dal cellulare, quindi una, una grande X sopra i social. E tutto quello che prende diverse ore al giorno ci occupa perché di questo parlano anche le statistiche dei nostri cellulari, siate eh, sinceri e eh, lo sono io eh, per primo, perché cioè, no, ne ho l'esperienza da quando gli ho dato l'ok, okay, la spunta per dirmi: dammi eh, un'idea di quante ore passo al giorno tra Whatsapp e tutto il resto, che sia lavoro, che sia intrattenimento. Bene, mi sono spaventato a morte, quindi evidentemente. Togliendo questo scopri che uh, guardi fuori, ti guardi intorno e dici To, ci sono delle persone, dei bipedi eh, parlanti eh, che io po posso ascoltare, ci sono lineamenti del volto quale, sui quali mi posso soffermare, ci sono silenzi, parole. E inizia anche l'ascolto della natura. Eh, ci sono anche gli scoiattoli, ci sono anche gli uccellini che cantano, c'è il vento, c'è la pioggia, c'è il freddo, il caldo, il sole che ancora è forte qua. Che anche qui soffrono di un calentamento climatico, come è in Europa, d'altronde è globale la, 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 la situazione, ti accorgi di cose delle quali prima non ti accorgevi. È una scuola che dura qui quattro giorni per i laici, cinque giorni per i frati, che potrebbe anche durare un giorno solo. Quando uno prende la macchina, la moto, la bicicletta, va a piedi in un santuario e dice bene, eh, mi riservo queste 24 ore, mi disconnetto, avverto tutti, quindi se mi cercate non vi preoccupate, non sono morto e eh, sto semplicemente in compagnia di Gesù, mi sto regalando del tempo. Eh, domani andrò al cinema con gli amici, altro regalo che mi faccio, oggi invece me lo passo così. E, carissimi, molto edificato di tutto questo. Ed è per questo che eh, ringrazio il Signore di, di questa esperienza. Voi direte ci vuole il Messico per questo? No, chiaro. I confratelli mi hanno chiamato, mi hanno invitato per questa esperienza, che è condivisione anche tra la nostra vecchia Europa, però con la sua saggezza, e il loro continente decisamente più giovane. È un'esperienza forte anche per me di, di, per condividere e per anche, non dico paragonare, ma. Per mettere tutti i dati sullo stesso piano no? e per vedere un po' eh, quale ricchezza ci può essere anche per me, per la mia vita e loro per la loro vita. E, e così, questo ecco, semplicemente desideravo condividere con tutti voi. Eh, qui il tempo, già ve lo dicevo, è un tempo. Dunque, sono, voi avete già mangiato, grazie a Dio, eh, state già in fase di digestione, speriamo non vi siate addormentati. Mentre per me è quasi l'ora del pranzo, ci manca ancora una quarantina di minuti. E quindi ancora abbiamo tutto il pomeriggio da vivere, l'incontro con i confratelli mh, e altro. Poi, altre esperienze usciranno sul mio profilo Instagram. In, nella forma fotografica lo preferisco, una foto e una didascalia, o un richiamo. E la cosa più bella qui è la commistione, mh, pacifica comunque, tra eh, autoctoni eh, diciamo, di nuova generazione e i cosiddetti indigeni. La generazione indigena, la maggior parte, sono, provengono dalle popolazioni precolombine, eh, um, quindi gli Azteca. Ma ci sono al sud de, degli insediamenti ancora più antichi, più difficili da raggiungere, che sono quelli che provengono ancora dalle, eh, dalle popolazioni indigene preesistenti, prima ancora degli Aztechi, che erano un popolo di combattenti che hanno un po' distrutto a destra manca. e a manca, sono le popolazioni Maya e altri. Eh, alcune foto che avete visto su Instagram sono, ci sono due etnie almeno: sono distinte dal colore del vestito, soprattutto delle donne. Una, una popolazione Nahuatl e un'altra Totonaca eh, che si trovano nello stato di, nello stato di Puebla. Eh, avete visto un po' qualche foto eh, che ho potuto fare in una giornata nella quale dopo essere arrivato a Città del Messico sono sceso da quelle parti accompagnato dai confratelli. Bene, eh, ultima cosa. Prima di terminare con un canto, volevo suonarvi e eh, cantarvi eh, la Llama d'amor viva, che alcuni di voi conoscono, eh, la Fiamma viva d'amore, questa poesia meravigliosa di San Giovanni della Croce. Volevo dirvi che eh, l'oro del mattino eh, quest'anno eh, inizierà non so quando. <ride> questa è la prima data. Ovvero, non è detto che inizia a settembre, a settembre non inizia certamente, non è detto che inizia ad ottobre, eh, bisogna valutare un attimino, datemi un tempo, perché è giusto che il, form il format cambi se volete ehm, e abbia anche, bueno, cioè mi metta io in ascolto di voi, ma anche mi metta in ascolto un attimino del cambio di vita, perché da... Tre mesi, quattro mesi ormai eh, ho cessato eh, dal mio servizio di provinciale e adesso il provinciale pare è pare le Biccai. Io sono destinato ad una comunità della provincia, però ancora ho un tempo di formazione permanente. E quindi anche questo progetto dell'oro del mattino potrebbe cambiare di segno. Eh, la prima cosa che potrebbe cambiare, eh, a parte la data di inizio da posporre penso almeno fino a gennaio, ma non è detto, può darsi che si inizi prima. E essere, de, dovrebbe essere il giorno perché il martedì vi dico abbiamo esaurito abbondantemente la novità della parola di dio perché dopo quattro anni di oro del mattino stiamo commentando ormai eh, per la seconda volta dovremmo iniziare per la terza volta a commentare la stessa parola di dio sapete che l'anno liturgico nei giorni feriali il martedì eh, comprende due turni diciamo due, eh, due cicli diversi non di più quindi il calendario in questo non, non ci aiuta. Questa è la prima eventualità, cambiare giorno. E una idea potrebbe essere utilizzare la domenica, ma per la domenica abbiamo già i commenti autorevoli, almeno nel nostro canale Facebook e sulla nostra pagina web, di padre Josef Heimpel e di padre Moriconi, padre Bruno. E poi normalmente... Tutte le, le dirette o le registrate, gli audio sono tutti commenti della parola di Dio della domenica, eh, però questo è altro. Poi si potrebbe anche seguire eh, un cammino invece di lettura continua di un testo della scrittura, per esempio il Vangelo di Giovanni, oppure eh, i salmi, oppure si potrebbe fare un percorso eh, con un tema grande di spiritualità che ogni settimana viene condiviso in una sorta di puzzle, no? una tessera per ogni settimana in modo che ci sia una continuità. L'altra cosa riguarda l'orario, l'orario era mattutino e molti mi hanno detto che era un orario meraviglioso, perché alle sette e mezza del mattino qualcuno viene buttato giù dal letto e la parola rimane lì impressa con quella spiegazione possibile per tutto il giorno e quindi c'è tempo perché fermenti quasi dentro nel cuore, porti frutto anche a contatto con... Gli eventi del giorno. È vero anche, però, che molti di voi, la maggior parte, non seguono la diretta, ma seguono la differita e vedono, ascoltano perché è da ascoltare, non da vedere come oggi, e ascoltano eh, nei giorni seguenti, anche a, a distanza di settimane. E questo vuol dire che. Buono, è tipo, insomma, è un audio che si può ascoltare un podcast, eh, che va bene per ogni momento, anche se non si ascolta il commento della parola esattamente del giorno. Questo toglie qualche cosa, un poco di magia, alla, a quando ascoltiamo e commentiamo in diretta, questo non c'è dubbio, però potrebbe liberarci un attimino dall'orario. Per esempio, questo orario, per me ora, va bene, in generale la sera, quindi, o dopo cena, è un orario nel quale siamo tutti un po' più rilassati. Forse è più difficile essere presenti, no? però anche alla fine della giornata eh, ha il suo fascino. Eh, terminare con una preghiera di compieta quasi, con una, un canto alla Vergine Maria, un'antifona un mariana. Non so. Sono idee queste eh, che vi ho voluto dare. Chiaramente, sono grato a ciascuno di voi se vorrete eh, scrivere. Eh, forse meglio commentando questo video eh, scrivere, eh, perché non solo noi, eh, eh, quindi Laura, Lorenzo, Luana e il sottoscritto, leggiamo i vostri commenti, ma perché tutti possano leggere i commenti. Quindi, più che scrivere in privato sulla pagina Facebook, scrivere qui sotto a questo video perché ci potete dare qualche indicazione. Vedo che c'è qualche Amico spagnolo, sicuramente c'è cioè Claudia, che tra l'altro saluto, amica, también a ti, eh, desde des eh, qui dalla Valle de Bravo. E appunto possiamo, mh, nella sostanza, eh, rivedere un attimino tutto insieme e poter eh, modificare l'offerta in base a ciò che viene richiesto. Non si potrà accontentare tutti, chiaramente. E poi, tutto va insieme alla salute del sottoscritto, e a quello che il buon Dio mi domanderà che è nei suoi progetti, e, e questo è tutto. Allora vi voglio salutare, terminiamo da Vagli del Bravo, da, questa, da questo centro spirituale. Vedete, le chitarre non mancano qui ce n'è come se piovesse, Allora, me le sono fatta dare da, dall'ermano Cesar per ehm, terminare con una. Forse andava fatto prima, ma meglio dopo. Una invocazione allo Spirito Santo. Si tratta della fiamma viva d'amore, una poesia in quattro strofe di San Giovanni della Croce. Dove la liama di amor viva, la, la fiamma viva d'amore, è quella che domandiamo al Signore che ci possa contagiare e, e accompagnarci nel cammino della vita, soprattutto farci ritirare. Da un certo intrattenimento, da tante cose che ci distraggono e farci rientrare nel centro eh, per vivere ciò che veramente conta nella vita, trovare anche una certa pace, abbandonare all'esterno tutto quello stress che eh, fa, parte, fa parte delle voci che ascoltiamo, ma soprattutto che deriva anche dalla nostra attitudine a voler risolvere tutto sempre e comunque. Ciao, Andrea e Maria. A tutti gli amici motociclisti e terminiamo con questo canto: O, già di amor viva, che eternamente ieri, de mi alma e del mas profondo centro, pues, ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda o oh, toque delicado, que a vida Eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida, las trocado. O oh, lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido. Estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo mora. aspirar sabroso de vieni gloria gieno quan delicadamente men amo questa preghiera di San Giovanni della Croce, terminiamo questo nostro eh, incontro dell'oro del mattino e grazie Maria Concetta, grazie a tutti voi e grazie davvero di essere stati qua, tanto calore, siamo stati, siamo, rimaniamo uniti e mentre voi eh, digerite e andate a riposo, qui continuiamo la nostra giornata, io vado a mangiare tra un pochino e poi proseguiremo il pomeriggio con la meditazione degli esercizi spirituali, la penultima, domani sera terminiamo e poi ancora l'ascolto dei singoli confratelli e la condivisione, un momento bellissimo che facciamo tra noi frati dove praticamente mettiamo tutti, tiriamo fuori il cuore di quello che stiamo vivendo. Una benedizione a tutti voi, il Signore sia con voi, vi benedica e protegga sempre, accompagni Dio Onnipotente che è Padre, Figlio, e Spirito Santo. Amen. Bene. Ciao Maria Chiara, ciao Laura, gli ultimi che vedo scritti qua sullo schermo del cellulare, vi abbraccio e vi benedico ancora. Ciao.